guadagni, come si suol dire, no? Perché non è che ti vanno a ballare la canzoncina, no? Quella facile, magari un po' fresca, raccontami di te, no? Vanno a prendere sempre i pezzoni, quelli importanti. Allora io ho detto, vabbè, chiudo con l'omaggio a Whitney Houston, che mi sembrava perfetto, di modo che ho fatto una canzone difficile e mi sono tolta pensiero. No! Perché poi arrivano loro lì davanti e ti chiedono il triplo più difficile, no? Mi direte, più difficile di Whitney Houston cosa c'è? C'è un'altra americana dalla pelle mulatta che co Beyoncé. conoscono soprattutto i più giovani, no? Quelli degli ultimi 10 anni, ecco, che è una cantante fantastica. Lei, se vi è mai capitato di vedere qualche DVD suo, cioè lei canta, fa delle cose astronomiche, e mentre canta con questa voce incredibile che fa di tutto, balla, si piglia il caffè, beve l'acqua, chiacchiera, cioè fa di tutto, è veramente un animale da palcoscenico. Siccome mi avete chiesto a gran voce questa canzone, mi avete detto o fai quella o niente, non c'era una vocina in fondo che diceva erba di casa mia, che ne so, un titolo a caso, no, solo quello là. Allora io, vabbè, casualmente ce l'ho nel CD delle mie basi e quindi vi faccio sentire Listen, detta anche ferma, perché ce l'attacco, detta anche Listen, Beyoncé. Listen to the song here in my heart, melody as I but can't believe. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. All the time has come to Oh, I'm sweet.